sei mesi garantisco, te lo dico, chi mi conosce lo sa, che un po' incrementerò i regali, perché porterò lo sponsor del campionato, porterò la possibilità di poter avere la, i soldi pure dal streaming, e quindi ho, chiuso, e ho portato mia, 14 milioni in più a, in federazione. Il problema qual è? È che qui se continuate sempre a parlare contro Tizio, contro Gaglio... Ma il problema, il problema è Magalli, il problema è Magalli, press. Secondo te in Lega di A decide Maurizio Beretta? Ah, io questo non lo so perché non ci sto nella Lega di A, non lo so. No, ma ti dico io, ma sono decide Maurizio Beretta? Zero, zero. Viene fatto una commissione strategica composta da tre presidenti, uno rappresentante del nord, uno del centro e uno del sud, che ogni 20 giorni, una volta al mese, vedono l'attuazione del programma e quindi l'operato del consiglio direttivo. Il presidente, fra un anno e mezzo, va a casa, da suo in automatico, ed è, rappresenta zero, perché tu fai il consiglio, nomini, nomini all'assemblea, le persone chiaramente che sono le più preparate, più disponibili. Io non so candidare a niente, quindi così vi tranquillizzo, non mi interessa di fare né il presidente, né il vicepresidente, né il consigliere, né il cazzo, quindi così. Gombiamo il campo alle cose. Io vorrei salvare la Lega Pro. Se la Lega Pro, lo dico io, nel giro dei 10 giorni non trova un gruppo di maggioranza, che io in questo momento ho, te lo dico con tutta onestà, a me personalmente mi cambia il cazzo, perché tanto lo so, ho preso 100.000 euro, ho preso un cazzo, pago 4.000 l'anno, ci metto andata. Lo so, appunto. Ma noi, noi invece no, che siamo delle piccole società. E allora che succede? Se qui non si risolve questo problema, pensiamoci qua, ne arrivano i soldi, non sai perché? Primo, perché non sono stati fatti i criteri di ripartizione. Secondo, perché i soldi ci stanno. Perché la federazione gioco calcio, quest'anno, la seconda tranche non la dà, perché non ce l'ha, perché il CONI ha tolto 25 milioni. Non ci stanno. Allora, ecco quando tu mi dici cacciamo Magale, poi ti dico che succede. Quando è successo questa storia, la federazione esce con 3 milioni di perdita di bilancio. Allora che famo, cacciamo da vecchio? Allora è arrivato Magalli, si è messo a piangere. Ah, non me lo potete fare, io sono rovinato, qui ci stanno le società, io non mi posso passare per le società, voi mi dovete aiutare. Poi ho detto, guarda, potremmo fare un'operazione, per dove? Un'anticipazione di cassa su i progetti che verranno approvati dalla fondazione che decido io. Se non c'è l'accordo interno alla Lega, non si farà mai, perché chi cazzo si espone in una cosa del genere? Nessuno. Noi ci esponiamo io da vecchio, i progetti dovevano essere approvati, oh. Avete fatto una tempesta e un bicchiere d'acqua, oh, magari sta sul cazzo a tutti e nessuno li giude. Se tu mi dai retta, che facciamo? Magari rimane per un anno e mezzo a fare presenza senza poteri, di fatto, no? Perché rimane senza poteri. Il consiglio deve solo approvare il bilancio, deve solo attuare il programma. Se tu mi dai retta, togliete sul problema delle persone, perché poi dopo sorge giustamente come dice pure, ma scusa, cazzo magari per sapere, io in Lega di A ho 17 perché ogni tanto la Fiorentina, una volta Santieri, una volta Vodafone mio, assolutamente, 17 ore su 20, sì, su che cosa? Sui programmi, se noi non facciamo il sistema salta, allora non avete capito? Sta saltando il Parma, gli ho detto a Bodi, Andrea, dobbiamo cambiare, se mi porti sul Carpi, una possa lì, ma se mi porti tre squadre che valgono un cazzo, fra due anni, tre anni, non ci avremo più la vita. Perché io quando vado a vendere i diritti televisivi, che mi hanno portato 1,2 miliardi grazie alla mia bravura, che sono riuscito a mettere d'accordo Sky e Media, c'è una guerra, fra tre anni, se c'è la Dindi, come la Dindi, Frosinone, che cazzo io compro i diritti? Non sanno manco che esiste Frosinone. Lo so. Il Carpi. Certo. L'efficienza, il programma, la gestione sana delle istituzioni federali, questo è quello.